oggi c'è una band che vi presenteremo. Purtroppo un solo membro di questa band è presente qui a Radio Radio by Night Roma. Lui si chiama Gianluca Biondi e fa parte di una band chiamata Atoshi. Ciao Gianluca. Ciao, buonasera a tutti. Allora Gianluca, Atoshi, come mai Atoshi il nome di questa band? Cominciamo un po' a scoprire la realtà dietro questa tua organizzazione dei musicisti. L'etimologia del nome, diciamo che viene fuori da un percorso quasi divertente, nel senso che nasce da un aspetto sportivo, perché è un termine che si dà e si dice durante i combattimenti di karate, Atoshi Barrago, a dire la verità, che concettualmente vuol dire 30 secondi alla fine. Ci piaceva questa idea di questi 30 secondi alla fine, ci piaceva l'idea che ci eravamo conosciuti lì quando abbiamo iniziato questo progetto e quindi l'abbiamo mantenuto e certo, da lì andando. Quindi vi siete conosciuti lì almeno, a karate, sì, almeno col bassista e con il batterista, che poi è diventato alla fine il nostro, la nostra chitarra solista, quella che poi dà un po' il senso ai pezzi nostri. E tu all'interno della band sei? Io sarei il leader. Il leader della band. Quello che scrive testi e musica e quello che poi fa, diciamo, la parte sporca per certi aspetti. La parte sporca, indietro le quinte, come possiamo dire. Benissimo, quindi vi siete conosciuti lì gli ultimi 30 secondi, quindi dare il meglio del meglio, no? Indica anche un po' questo, no? Sì, dare il meglio del meglio, il crederci fino in fondo, fino alla fine. Certo, questo, assolutamente, certo. È questo un po' il concetto di, della band, insomma, della filosofia dietro la band, se così vogliamo chiamarla. Benissimo, oggi sei venuto qui da noi e ci hai presentato un brano che secondo me il titolo è un po' menzognero, perché si chiama Solo Parole, ma di certo sono sicuro che non ci saranno solo parole dietro il testo, vero? Beh, guarda, il problema, o il problema, più che il problema è che i testi nell'ultimo periodo, soprattutto quando ormai i cantautori sono un po' decaduti per certi aspetti, hanno lasciato un po' il tempo che trovano, adesso si sente molto più una musica, forse tralasciando il concetto del testo. Noi siamo più vicini forse a quella realtà anni 70-80, anche qualche decennio prima, per cui i testi avevano un significato importante. Questo pezzo qui in particolare, Solo Parole, è un pezzo sulla difficoltà della comunicazione o anche sull'aggressività della comunicazione, e quindi in questo pezzo, che tra l'altro fa parte del nuovo lavoro che stiamo facendo adesso, ci permette di tirare fuori, e speriamo anche di tirare fuori, quello che abbiamo dentro, che a volte non riusciamo mai, o a volte ci confondiamo, a volte lo perdiamo nelle parole stesse. Quindi difficoltà di comunicazione è uno dei temi centrali della canzone di oggi. Sì. Ed è anche chiaramente una canzone che svela un po' questo paradosso: in un mondo, quello attuale, fatto di tanti input e quindi in teoria pieno zeppo di modalità di comunicazione, in realtà non riusciamo a comunicare. C'è anche questo grande paradosso. Sì, un paradosso che poi si basa su tutto, se tu ci pensi, anche nei rapporti. In questa canzone particolare è proprio legata forse a un concetto di rapporto un po' idealizzato, dove alla fine due persone possono ferirsi l'uno l'altro anche con poco, con pochissimo, con parole magari dette nel momento sbagliato, nel modo sbagliato. E la canzone descrive questo. Benissimo, e ci piace anche questo argomento, perché diciamo non va sulla solita, tu mi hai detto, sai, i testi italiani, sulla solita canzone d'amore, ma in realtà parla di un argomento che poi si può affrontare anche da punti di vista più ampi. Però prima di lasciare i nostri radioascoltatori con il testo, che un po' parlerà anche a nome della vostra band, chiaramente, che tipo di genere fate? Guarda, il nostro genere è un genere cantautoriale, si potrebbe definire, però pop rock, quindi più vicino a una musicalità sicuramente moderna, ma che si rifà a un old style, per capirci, sì. Quindi Pink Floyd, Dire Straits come musicalità. Con, insomma, molto classico. Sì, con un approccio però nei testi cantautoriali, quindi grandi cantautori italiani, da De Andrea, Guccini e così via. Quindi c'è questa commissione, niente male, tra due diversi tipi di musica, anche di poetica, se così possiamo chiamarla. Ci proviamo. Beh, certo, assolutamente. Lasceremo giudicare chiaramente i nostri amici radio ascoltatori, non prima però di aver lasciato qualche contatto. Innanzitutto andate su Facebook alla pagina Atoshi, mettete assolutamente un like e poi seguitela, ma seguite anche Gianluca sul canale YouTube Gianluca Biondi, quindi pollice in su, mi raccomando ragazzi. Non ti lascio prima di aver fatto qualche saluto, Gianluca, vogliamo salutare qualcuno? Io già ho in mente qualcuno che fa parte del pubblico, che doveva essere qui tra di noi, sta sorridendo adesso. Io vorrei salutare innanzitutto tutti i membri della band, certo, che per motivi di lavoro non sono voluti stare qui. Ciao anche ragazzi. Chi lavora dietro le quinte o chi si occupa della nostra pagina su Facebook come Laura, ecco, che in questo momento non sta qui con noi, ma
Laura Di Giuseppe, noi la salutiamo, ecco, lei non voleva apparire, allora noi almeno la salutiamo. Ciao Laura. Ciao, ciao Laura. Perfetto, abbiamo fatto i saluti e ora lasceremo giudicare questa bellissima canzone Solo Parole ai nostri amici radioascoltatori. Ma innanzitutto Gianluca, grazie per essere stato qui da noi a Radio Radio By Night Roma. Grazie a voi, buona serata e buonanotte a tutti. Su di noi crea una distanza che porta un vuoto in questa immensa e silenziosa stanza. Dove sei ora? Cosa fai adesso? Cerco un tuo segnale tra la magia di un momento e la tristezza che sale. Vorrei trovarti a volte per parlarti, per perdermi dentro ai tuoi occhi così belli, ma a volte così tristi. E pure sono lì a due passi da te, nascosto nell'ombra che c'è. Eppure son lì a due passi da te, nascosto nell'ombra che c'è. Quando ti liberi dalle tue catene, capisci che amare non è paura di farsi del male. Libera il tuo cuore dal tuo dolore. Impara ad amare con il lento movimento del tuo dare. Allora sarò lì ancora ad aspettare per non lasciarti andare. Ricordo perso da dimenticare, perché io son lì a due passi da te, nascosto nell'ombra che c'è. Eppure son lì a due passi da te, nascosto nell'ombra che c'è.
da te.